Ciao tifoso bianconero, bentornato in un nuovo video. Come sempre ti invito ad iscriverti al canale per non perderti alcuna novità e per rimanere aggiornato su tutte le novità della Juventus. Ti ricordo inoltre di attivare la campanella delle notifiche che trovi sempre qui in basso. Ma veniamo subito alle notizie di oggi. Come possiamo vedere, quest'oggi c'è una notizia che fa molto scalpore, che è la vittoria della Juventus. Vittoria importantissima, infatti, quella di ieri sera allo Juventus Stadium, o meglio all'Allianz Stadium, dove la Juventus vince per 3-0 contro il Bologna. Ma analizziamo un attimo meglio la partita. Un atteggiamento della Juventus sicuramente diverso a livello mentale. Non che si sia ritrovato chissà quale gioco, ma sicuramente è un cambiamento a livello mentale. Si è visto in campo una squadra molto più convinta dei propri mezzi, molto più sul pezzo per tutti i 90 minuti, e questo sicuramente ha dato un impatto importante, soprattutto ha fatto capire fin da subito all'avversario che la partita la poteva sicuramente vincere. Questa è una prima analisi, quindi come primo accenno sicuramente la Juve ha avuto un atteggiamento in campo diverso. In primis, contropiedi. Basta vedere il gol di Kostic, c'è stato un contropiede formidabile da parte della Juve. Contropiedi che adesso riusciamo a gestire meglio, almeno in quest'ultima partita c'è stato un contropiede partito ovviamente da Vlahovic, che ha servito il compagno di squadra che ha messo subito in rete. Anche il gol di Vlahovic è da segnalare, perché come sappiamo veniva da un periodo in cui non segnava, se non ricordo male, da 3-4 partite, e quindi aver ritrovato un Vlahovic in piena forma sicuramente fa bene alla Juventus. Più che il gol di Vlahovic, c'è da segnalare che questo giocatore è sempre stato isolato, non è spesso stato servito dalla squadra, e quindi infatti ieri il gol di Vlahovic è arrivato da un cross da parte di McKennie. Quindi vuol dire che il gioco è migliorato, vuol dire che il compagno di squadra viene servito in maniera più di qualità, perché prima venivano lanciati palloni avanti nella speranza che Vlahovic, perché è alto di testa, la colpisse, ma non è così che funziona. Da segnalare il gol di Milik, bellissimo gol tra parentesi, non dico Eurogol, però sicuramente un gol di forza, che vuol dire ci sono, cioè lui l'ha messo in chiaro da subito che non vuole fare il vice di nessuno, ma che può giocare tranquillamente con Vlahovic. Ieri sera lo si è visto, anche se vabbè, possiamo commentare che a questa Juve manca sicuramente un Dybala, ecco, un trequartista molto molto forte. Però va bene così, ci fa piacere vedere Milik in gran spolvero, e questo ci fa sperare bene, soprattutto per il proseguo del campionato. Quindi, intensità per tutti i 90 minuti di gioco, che sappiamo benissimo nelle ultime partite era venuta a mancare. Avevamo visto spesso una Juve molto sul pezzo, magari per la prima ora di gara o per il primo tempo, dove magari andava a chiudere il primo tempo con 1-0 per poi farsi rimontare o pareggiare. Il gioco ancora, insomma, non ci siamo al 100%, però noi per il momento va bene così, ci portiamo i 3 punti a casa e direi che già questo è un buon traguardo. Fondamentale, ecco, da adesso in avanti sarà il doppio scontro contro il Maccabi in Champions League. Questo perché? Perché la Juve ancora purtroppo è a 0 punti, c'è all'interno del girone 2 squadre forti, tra cui Benfica e PSG, e sicuramente questo doppio scontro, se vinto, ci porterebbe a 6 punti, dato che il Benfica ha il doppio scontro col PSG. E infine, non per ultimo di importanza, è sicuramente lo scontro di sabato prossimo contro il Milan. Ecco, quello sarà un test importante per la Juventus per capire a che livello stiamo. Anche se onestamente noi speravamo di incontrarli più in là, per quantomeno arrivare con un gioco migliore, però va bene così, è uno scontro che va sicuramente preparato con estrema attenzione, e siamo sicuri che la Juve potrà dire la sua, come è stato per esempio con la Roma. Con la Roma ha fatto una gara molto positiva, c'è da dire anche questo, abbiamo avuto anche un po' di sfiga, però staremo a vedere come andrà a finire questa partita contro il Milan. Per questo video è tutto, noi vi ringraziamo per un prossimo video, ci vediamo in un prossimo video per altre notizie della Juventus.